Mi volete mettere ancora alla prova, così? Bene, e sono felice. Quando Hamlet dice chi è Ecuba per lui, cioè per l'attore, voi fate riferimento al ruolo normale dell'attore che si immedesima in un personaggio e ne cerca i sentimenti. Ma quando fate dire ad Hamlet o chi è lui per Ecuba, voi intendete qualcosa di più. Voi fate riferimento a quella relazione così profonda che viene a crearsi tra un personaggio e l'attore, che è in grado di rendere vivo, autonomo il personaggio, al punto di cambiare la storia che sappiamo di lui, il suo destino. È tutto in questo sconosciuto legame con la carne viva dell'attore. Uno scambio continuo. Quella della vita che diventa teatro e il teatro vita.